Europa è ancora un soggetto politico istituzionale estremamente fragile e incerto sulla propria identità. Si trova al centro di due mondi completamente diversi. Da una parte il mondo delle grandi potenze mondiali che hanno una massa critica di risorse umane, economico-finanziarie, di risorse anche tecnologiche, come gli Stati Uniti d'America, come la Cina, come la Russia, quindi i BRICS. L'Europa avrebbe una massa demografica, tecnologica, finanziaria, alla loro altezza solo se fosse unita. Non lo è. Quindi da una parte il mondo, queste grandi potenze insegnano all'Europa che se vuole avere un peso rilevante nelle relazioni internazionali e mondiali, come questi grandi paesi, deve unificarsi, rafforzare la propria unità. D'altra parte però c'è l'altra parte del mondo, il sud del mondo, i paesi ancora in via di sviluppo, anzi in grande crisi, che riguardano l'Europa perché l'Europa è, nonostante tutto, la terra migliore per il rispetto e il riconoscimento dei diritti umani, della solidarietà sociale, della giustizia sociale. Allora l'Europa deve proprio decidere o diventare a tutti gli effetti una potenza, oppure valorizzare la sua identità più profonda, che corrisponde a questo fatto. I paesi del mondo dedicano dal 25 al 30% del prodotto interno lordo a spese particolari. Gli Stati Uniti per esempio agli armamenti, l'Europa al sistema di protezione sociale, e questo fa dell'Europa una patria di diritti. Allora l'Europa è rimasta in mezzo a queste due vie, non ne ha scelta nessuna. Quindi dal mondo deve imparare, o vuole essere una potenza, ma allora deve muoversi come gli Stati Uniti, o vuole essere un baluardo di civiltà, ma allora deve rafforzare al proprio interno le linee di solidarietà sociale.